La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it. Buongiorno, ben ritrovati con l'appuntamento mattutino, con la rassegna stampa di Euronews. Andiamo a sfogliare le pagine dei nostri quotidiani. Anche questa mattina ancora continua lo sciopero del mattino, quindi non troverete il quotidiano in edicola. Partiamo allora direttamente con le pagine del quotidiano La Città. Il titolo di apertura si dedica alla nomina a presidente di Confindustria Nazionale di un salernitano, e vediamo proprio il titolo: boccia alla guida di Confindustria l'imprenditore salernitano, presidente designato, ora Uniti per lo sviluppo. Queste le prime parole del neoeletto presidente. Poi vediamo la foto: Vincenzo Boccia, salernitano, sarà il nuovo presidente di Confindustria, e il padre Orazio, fondatore di Arti Grafiche Boccia, un fatto storico per questa città. Queste le parole. Torneremo sul titolo di apertura anche nelle pagine successive. Andiamo ora avanti nella fotonotizia: proroga per il porto, salvato per altri 3 anni. E poi nella foto la manifestazione. Parliamo dell'autority, sappiamo della volontà da parte del governo di accorpare le due autority del porto di Salerno e del porto di Napoli. In particolare il porto di Salerno dovrebbe essere accorpato al porto di Napoli, tutto fermo quindi per 3 anni. Andiamo avanti, centropagina: presa la gag delle scommesse, 18 arresti, 64 indagati e sequestri tra Agro e Irno. Di spalla la politica, liste PD al lavoro tra new entry e uscenti in bilico verso il voto a Salerno. Per il Movimento 5 Stelle i grillini provano a ricompattarsi. E poi la possibile soppressione della Corte d'Appello di Salerno, che dovrebbe essere accorpata alla Corte d'Appello di Napoli. Vediamo: Corte d'Appello a rischio, gli avvocati pronti a 7 giorni di sciopero. Un incontro con il ministro Orlando, stato di agitazione e mancanza di rassicurazioni, 7 giorni di sciopero. Queste le iniziative degli avvocati per salvare la Corte d'Appello di Salerno. Andiamo nei box in alto: la cronaca, uccide moglie e figlio e poi si impicca, è giallo a Capaccio, mentre a Mercato San Severino, carabiniere spara al padre in autostrada, carabiniere spara al padre mentre viaggiava sull'A3 tra San Severino e Castel San Giorgio. Questa è la prima pagina del quotidiano La Città. Restiamo sempre sul quotidiano e andiamo un po' ad approfondire i temi principali di questa edizione. Il titolo di apertura l'abbiamo visto, si parla ampiamente dell'incarico assegnato all'imprenditore salernitano Boccia, divenuto nuovo presidente di Confindustria. Vediamo il titolo dedicato proprio a questo tema nelle pagine di primo piano: il trionfo di Boccia, guiderà Confindustria, viale dell'astronomia si scopre spaccata al momento dell'elezione. Il salernitano scelto da 100 rappresentanti, 91 hanno votato per Vacchi. E poi vediamo nello schema la designazione con il risultato di voto: per Vincenzo Boccia 100 voti, mentre per Alberto Vacchi 91. Continuiamo di taglio basso: Maccauro, un uomo del dialogo con grandi capacità di ascolto, la reazione del mondo dell'impresa e del sindacato. E poi Andrea Prete, in 100 anni per la seconda volta tocca ad un meridionale, mentre Maria Di Serio, ci aspettiamo attenzione per il nostro tessuto produttivo. Lasciamo questa pagina, andiamo ora su un'altra pagina che è tema di attualità. Dopo gli arresti al centro Oli di Viggiano, arresti che hanno riguardato smaltimento illecito di rifiuti, e poi anche il tema della corruzione è entrato in questa inchiesta. In particolare ha coinvolto anche il ministro per lo sviluppo
sviluppo economico, ministro Guidi, e vediamo il titolo. Scandalo sul petrolio, si dimette la Guidi. Una telefonata al compagno tradisce il ministro dello sviluppo economico. Gli annunciava il via libera ad un emendamento che lo avrebbe favorito. Le opposizioni attaccano, Sinistra Italiana prepara una mozione di sfiducia. Il Movimento 5 Stelle è gravissimo, è nuovo caso di conflitto di interesse di un membro dell'esecutivo. Renzi irritato, la licenzia dagli USA, silenzio da parte del PD, solo Cooper lo dice che serve un tagliando. Vedo troppo familismo in giro e troppo potere in poche mani. Queste le parole, infatti vediamo che si parla in particolare del caso del governo nella bufera, anche perché vediamo nella pagina successiva è coinvolta ancora una volta, manco a dirlo, anche il ministro Maria Elena Boschi. Infatti vediamo che il suo nome è stato registrato nell'ambito proprio di questa telefonata tra il ministro Guidi e il suo compagno. Vediamo. Le parole della Guidi, va dentro al Senato, se è d'accordo anche Maria Elena. L'intercettazione agli atti dell'indagine su Tempa Rossa, blitz del governo nella legge di stabilità del 2014. La Guidi, ricordiamo, ieri sera ha presentato le sue dimissioni proprio in merito a questa vicenda. E poi di taglio basso invece l'inchiesta, rifiuti Centro Eni, 6 in manette, provocati gravi danni ambientali, l'ente blocca la produzione in Valdagri. Lasciamo questa pagina, andiamo ora sulle pagine dedicate a Salerno, l'abbiamo visto anche dalla prima pagina, tema importante per il salernitano. Il blocco per 3 anni dell'accorpamento tra l'autority di Salerno, del porto di Salerno e l'autority del porto di Napoli. E vediamo il titolo: porto salvo per 3 anni dopo la rivolta delle imprese. La conferenza Stato-Regioni vota l'emendamento, ora dovrà decidere Renzi. Sostegno bipartisan alla richiesta avanzata dalla Campania per congelare gli accorpamenti. Gallozzi, asso tutela, primo passo per tutelare il futuro del nostro scalo marittimo. E poi di taglio basso la riforma tuteli le autonomie, il presidente dell'autority annunziata traccia il bilancio dell'attività. Lasciamo queste pagine, andiamo ora invece sulle pagine dedicate alle notizie del nostro territorio, quindi del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni. Si parla anche per quanto riguarda il Vallo di Diano di smaltimento illecito di rifiuti, come in particolare con per quanto riguarda il centro di smaltimento di Polla, che sembra sia coinvolto in un'inchiesta per rifiuti, per essere arrivati al centro rifiuti illegali. Il titolo di apertura peraltro su questa pagina: rifiuti illegali a Polla, in 43 rischiano il processo, chiesto il rinvio a giudizio per sindaci, imprenditori e vertici dei consorzi. Nell'impianto doveva essere smaltito il cartone, invece arrivava di tutto. Vediamo, in 43, tra cui sindaci, dirigenti comunali e presidenti di consorzi di bacino, rischiano il processo per un traffico di rifiuti che mischiava carta con altro materiale, affidando nello smaltimento ad aziende risultate prive dei requisiti. Al centro dell'indagine, per la quale i sostituti procuratori Giancarlo Russo e Vincenzo Montemurro hanno formulato la richiesta di rinvio a giudizio, ci sono la Fondeco e SRA, controllate dall'imprenditore Palmieri, che per gli inquirenti e l'organizzatore dell'illecito scaricavano il materiale in un sito di Polla deputato a ricevere e smistare il risultato della differenziata. Invece, per l'accusa, i rifiuti arrivavano sporchi con varie tipologie mischiate tra loro. E poi nell'articolo si leggono tutti i possibili indagati di questo processo. Vediamo tantissimi, insomma, abbiamo visto dal titolo, sono circa 43 gli indagati tra sindaci e altri rappresentanti di enti. Lasciamo questo tema, andiamo a Vallo della Lucania, è in coma il boscaiolo rimasto ferito sul posto di lavoro. Centropagina, ancora viabilità con la Cilentana in primo piano, abbattuto il viadotto, demolito il tratto di provinciale franato, al suo posto un lungo bypass in acciaio. E poi
La denuncia del Codacons, speculazioni incompiute, 4 ecomostri nel Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ancora di taglio basso Santa Marina, la pediatra giudice sfida Fortunato, questo per le prossime elezioni amministrative che coinvolgerà anche il comune di Santa Marina. Lasciamo le pagine del quotidiano La Città, andiamo avanti, andiamo invece sulla prima pagina di La Nuova del Sud, una prima pagina ampiamente dedicata allo scandalo che ha coinvolto Eni e anche il ministro per lo sviluppo economico, che poi abbiamo visto ha portato proprio alle dimissioni del ministro dal suo incarico. Vediamo il titolo per La Nuova del Sud: sporchi come il petrolio, il procuratore antimafia, Basilicata avvelenata per risparmiare 60 milioni. La ministra Guidi, travolta dall'inchiesta, è stata costretta a dimettersi, e poi vicino la comandante dei voti e lavoro: se non assumi 2-3 persone, niente autorizzazioni. Max inchiesta sull'oro nero in Basilicata, 6 arresti e 60 indagati in 2 distinti filoni sul centro Oli di Viggiano e lavori per il progetto Tempa Rossa di Corleto. Terremoto politico imprenditoriale, inquinamento, clientelismo, affari illeciti e familismo. C'è di tutto nelle migliaia di pagine dell'indagine della DDA di Potenza. Le ipotesi: traffico illecito di rifiuti verso Tecnoparco e l'emendamento sblocca Taranto. E ancora di taglio basso, l'Eni costretta a fermare i pozzi, il NOE all'alba di Cova di Viggiano, sequestrate 2 vasche della linea 560, la replica della multinazionale, massima collaborazione con la magistratura. Le conversazioni tra i dirigenti Eni sulle emissioni oltre i limiti: basta con questi superamenti, mamma mia, ci inventiamo una motivazione. Il problema è che l'azienda si deve porre realmente delle domande se, continuando a fare come sta facendo, se ne vale la pena o no. E poi la talpa dei Pittella e i figli di, il governatore e l'eurodeputato avvisati dell'indagine, i 2 robortella indagati insieme al figlio dell'ex sindaco vicino per i fondi alla outsourcing. E su questa prima pagina della Nuova del Sud ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, riprenderemo tra pochissimo con il resto dei nostri quotidiani, restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa, andiamo a sfogliare le pagine di Le Cronache. Si parla degli arresti per l'inchiesta sul gioco d'azzardo, vediamo il titolo: la gang dei Caccaviello, la camorra giocava online, sgominata la famiglia Contaldo, sequestrato il bar Yam Ya di San Valentino Torio. 18 arresti tra Pagani, Nocera, San Valentino Torio, Valle dell'Irno, 44 indagati, c'è pure Ciro Barba. Sospesi carabinieri in servizio a Pagani e finanziere a Salerno, blitz al mercato ortofrutticolo per Salvatore Delia. Questo per la maxi inchiesta sul gioco d'azzardo. Andiamo avanti, la tragedia di Capaccio: da fuoco alla moglie e alla piccola figlia e si impicca nel bagno, l'ipotesi di omicidio-suicidio la più accreditata, ma alcuni particolari non convincono gli inquirenti. Chi ha ucciso i 2 cani nel cortile? E poi centro pagina, l'elezione a presidente di Confindustria per il Salernitano, l'imprenditore salernitano Enzo Boccia, 100 e lode, guiderà Confindustria. La vittoria contro Vacchi, l'imprenditore salernitano guiderà gli industriali da Macauro a Prete, grande soddisfazione per il prestigioso incarico. E poi il caso di Fonderie Pisano, i vigili del fuoco alla procura, manca certificato antincendio. Invece per il caso di Piazza della Libertà, dalle mail costi lievitati per le scelte di De Luca. Castellammare, candidatura a sindaco, c'è l'ipotesi Mormone, e a Pompei, commissione nel caos, dirigente contro Conforti. Questa è la prima pagina del quotidiano Le Cronache, continuiamo a sfogliare questo quotidiano e partiamo
Parliamo proprio del caso delle fonderie Pisano, perché continua ancora la vicenda legata proprio alla delocalizzazione, ma anche alla preoccupazione dei cittadini. Vediamo, fonderie Pisano, manca il certificato prevenzione antincendi. I vigili del fuoco di Salerno rispondono ad una nota regionale del 16 marzo scorso sul riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. Ieri Salute e Vita ha incontrato i vertici dell'ASL di Salerno. Silvia Giordano presenta un'altra interrogazione. Per ora nessuna risposta. La nota è stata inviata anche alla Procura della Repubblica. Dall'atto è però difficile comprendere se l'azienda abbia mai posseduto l'autorizzazione. E poi il caso di Piazza della Libertà. De Luca impone i materiali, così come ha imposto il Crescent a Bofill. Spunta anche la corrispondenza email delle femmine. Scriveva: i campioni della pavimentazione sono scelti dal sindaco e sono già in cantiere. Il disappunto in una mail di Marta Santoro, ordini anche sulle colonne per IPM, disposizioni che hanno influito sull'incremento dei costi. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti, andiamo sulle pagine di sud a sud di Salerno, dove troviamo due notizie relative al nostro territorio. In primis il Vallo di Diano, parte garanzia giovani anche per la Fondazione Mida. Infatti vediamo il titolo: garanzia giovani, Mida e Confartigianato propongono i tirocini per i giovani del Vallo, un'opportunità della comunità europea. La Fondazione, che opera quotidianamente in stretto contatto con le associazioni di categoria, ha messo ora in campo circa 250 tirocini. E intanto a Salvitelle, Perretta interroga la giunta, non rispetta le quote rosa. Dopo la determinazione del difensore civico regionale, si vuole evitare un commissariamento. Quindi anche Salvitelle rientra tra i 200 comuni che al momento in giunta non rispettano l'articolo 46 del testo unico sugli enti locali per il rispetto della parità di genere. Lasciamo questa pagina, continuiamo però sulle notizie del territorio, in particolare andiamo a Capaccio, stermina la famiglia e poi si suicida. Un rumeno di 29 anni al culmine di una lite aggredisce la moglie provocando le ferite al collo e alla testa, poi la cosparge di liquido infiammabile e la carbonizza con la figlia di 2 mesi, quindi si impicca nel bagno. La tragedia si è consumata all'interno di un prefabbricato in via della Giungaia, in località Torre di Mare, il giallo dei 2 cani morti. Andiamo a centropagina, referendum trivellazioni, giovani democratici prendono posizione contro il PD, giovani Dem di Teggiano organizzano una riflessione referendaria ed invitano a recarsi alle urne. E poi il dossier del Codacons Campania, il parco del Cilento non tutela il territorio e favorisce gli abusi. In una affollata conferenza stampa l'associazione ha illustrato i limiti dell'organismo Ente Parco. Il dossier Cilento, redatto della Codacons Campania, sarà presentato in procura all'UNESCO. È giusto che si sappia come vengono spesi i soldi pubblici. Gli abusi edilizi stanno distruggendo il Parco Nazionale del Cilento. E poi a Polla, Federico Nuovo, nuovo rettore dell'Università di Siena. Queste le notizie che troverete sul quotidiano Le Cronache. Andiamo ora invece a sfogliare Metropolis nell'edizione di Salerno. Vediamo la prima pagina. A Salerno sbarcano 545 disperati. Si teme una nuova ondata a bordo della nave che attraccherà al Manfredi 41 bambini e 4 donne incinta. Stamani arrivano siriani ed egiziani e continua emergenza. E poi in alto la cricca delle scommesse, 18 arresti, tra i 62 indagati anche un maresciallo dei carabinieri, un finanziere e un altro militare. Continuiamo Salerno a fare rifiuti, in 43 nei guai e ancora a Cava dei Tirreni, vigili urbani, bando sospetto. A Mercato San Severino, ancora per le notizie in breve, ufficiale dell'arma ammazza il padre.
E poi di fondo anche il Metropolis dedica ampio spazio alla nomina di Boccia come nuovo presidente di Confindustria nazionale. Vediamo: Boccia presidente di Confindustria vince al photo finish, un salernitano al vertice nazionale, un salernitano alla guida di Confindustria. L'imprenditore 52enne è stato designato quale nuovo presidente degli industriali italiani, unanime il consenso dei suoi concittadini, dal sindaco Enzo Napoli al governatore Vincenzo De Luca. La prima sfida è l'unità. Enzo Boccia sapeva che non avrebbe conquistato il vertice di Via dell'Astronomia con un plebiscito, ma questi sono tempi complessi, in quelli in cui alla fine conta chi arriva al traguardo comunque. Questo nell'editoriale di Gigi Casciello. Andiamo a centropagina: Capaccio dà fuoco a moglie e figli, orrore in casa, rumeno uccide la sua famiglia e si impicca. E poi università, nomine web, acquisiti gli atti sul filone Ateneo. Per quanto riguarda le notizie di sport, Salernitana, la prima crisi dei rifondatori. E poi Sogno Cavese, torna a Ausiello il guerriero. Di taglio basso troviamo due notizie in breve: per la politica, anatema di no, Fienzo Napoli è ateo, la città invece no. Mentre a Battipaglia il PD in frantumi, Pietro Ciotti si sfila, ora Lanaro è solo. Lasciamo questa prima pagina di Metropolis Salerno, andiamo sulle pagine di cronaca e di attualità, in particolare torniamo sul caso dello scandalo dell'ENI. Che ha portato alle dimissioni del ministro Guidi per presunti favoreggiamenti. Vediamo il titolo: Scandalo Eni, il ministro si dimette, rifiuti e petrolio, 5 arresti. Federica Guidi lascia il governo dopo l'intercettazione pro trivelle con un indagato che sarebbe il suo compagno. E vediamo un'altra inchiesta per quanto riguarda il Vaticano, inchiesta in Vaticano sull'attico di Cardinale Bertone. Poi il rapporto Italia, paese dei poveri, ricchi sono soltanto il 4%, con la quasi totalità dei contribuenti italiani che si colloca in una fascia di reddito sotto i 50.000 euro. Ancora, sempre dall'Italia, Milano, dall'IBM 150 milioni per l'ex area Expo. All'Aquila il sindaco finanziere pilotava gli appalti. E poi, per quanto riguarda invece le notizie dagli esteri, in Belgio gli infiltrati dell'ISIS staffisti all'aeroporto, in Siria bombe su Damasco, uccisi 4 bambini. Lasciamo queste notizie, lasciamo quindi la pagina delle notizie provenienti dall'Italia e dall'estero. Andiamo ora sulle pagine del Cilento, dove troviamo le notizie relative a Sala Consilina. Ieri la presentazione del nuovo sistema di parcheggio a Sala, parcheggi, nuove aree e pugno duro. Ricordiamo che il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, aveva annunciato la tolleranza zero proprio ieri in occasione della conferenza stampa. Troviamo di taglio basso un'altra notizia proveniente dal Vallo di Diano: abbatte un palo a Sanza, cittadino virtuoso si autodenuncia. Ieri mattina si è autodenunciato dopo aver abbattuto il palo al comune. E con queste pagine di Metropolis termina la nostra rassegna stampa. Vi ricordo alle 13:45 l'appuntamento con il nostro TG. Grazie per averci seguito, auguro a tutti una buona giornata.